Beh, salve ragazzi e benvenuti a questa terza parte del nostro corso su 3D Studio Max, completamente in italiano. Qui è sempre Omex e oggi vedremo come poter configurare sia questo specchietto, cioè quella delle unità, e quindi vedete, noi abbiamo la possibilità di, diciamo, avvieremo 3D Studio Max al primo, configureremo, diciamo così, 3D Studio Max al primo avvio. Possiamo scegliere diversi tipi di unità, noi sceglieremo la metrica per chi vive nei posti come i nostri, diciamo così, Italia e similari. Se utilizzi delle unità, per così dire, anglosassoni, allora magari o comunque americane, switcherai su US standard, o comunque si può utilizzare benissimo le generic Unity. E noi adesso imposteremo, vi faccio vedere come, ad esempio centimetri in questo specchietto che si può scegliere tra i vari che si possono scegliere. E dopo aver messo centimetri qui in questo specchietto, sotto metrica andremo a selezionare i centimetri, in modo che un'unità per noi equivale a dire un centimetro. E quindi abbiamo settato per quanto riguarda le unità. Un'altra cosa importante per noi da settare è la griglia del nostro progetto. Bene, un'altra cosa importante da settare è sicuramente la griglia. Avere un ottimo canovaccio come riferimento non guasta mai, quindi rechiamoci in questo specchietto. E quindi vedete che questo specchietto è raggiungibile da qui, o comunque lo possiamo semplicemente richiamare operando il destro clic sull'icona dello snap, come ho fatto adesso. E qua possiamo settarci un po' tutto. Possiamo settarci, magari, per quanto riguarda lo snap angolare, quanto riguarda lo snap home, come vediamo noi adesso sta a 9 cm. Magari se noi lo andiamo a modificare a 100, cioè un metro, e lo attiviamo, vedete che si è allargata la nostra griglia. E qui, come vedremo, possiamo settare un po' tutti i parametri relativi allo snap, diciamo così, sia esso come così. Vedete, noi abbiamo tre tipi di snap: a 2, a 2,5 e a 3. Questo che significa? Che a secondo che ci muoviamo in uno spazio bidimensionale o tridimensionale, facciamo la nostra scelta per quanto riguarda gli snap. Ad esempio, se noi attiviamo, in questo caso ci mettiamo sugli snap, sulla prima parte, qua a destro clic sul pannello che vi ho detto, attiviamo ai vertici, possiamo scegliere nei sottopannelli diversi tipi di snap a secondo delle primitive che andremo ad utilizzare. Magari se mettiamo lo snap alla griglia, vedete che per realizzare il nostro rettangolo abbiamo realizzato esattamente un rettangolo di 600 cm per 300 cm, perché abbiamo posizionato la griglia a 100 cm, ovvero un metro, quindi 6 metri per 3 metri. E questo è lo snap da noi voluto. Ne possiamo scegliere diversi, poi a seconda dell'esigenza, poi magari in qualche tutorial, in qualche esempio, ne useremo di qualcun altro. Ecco, se io adesso spostassi questo vertice, attenzione che adesso io qua ho la scritta, vedete, ha preso la parte della scritta, ecco, lo posizionassi qui nel centro, avrei questo tipo di situazione, ovviamente. Beh, cerchiamo di fare qualche altro esempio del tipo di snap. Vedete, adesso magari lo vado ad allineare al vertice della mia A. Disattiviamo il nostro snap. Attivare e disattivare lo snap è una cosa molto semplice, basta cliccare sull'apposita icona o comunque da un comando a tastiera, che possiamo comunque scegliere, come abbiamo visto nella personalizzazione. Se attiviamo adesso, per esempio, uno snap 2, si muoverà in 2D, però attenzione, perché lui partirà, se io parto dal vertice, partirà dal centro del nostro rettangolo. E noi magari non vogliamo questo, giusto? E quindi dobbiamo attivare
il vertice a 2,5, cioè dobbiamo fare in modo che anche il vertice venga coinvolto nella nostra struttura di snapping, vedete? Però se io volessi allineare a questo spigolo alto, cioè che contempla la coordinata z, vedete che non ho il risultato da me ottenuto. Magari posizioniamo il nostro rettangolo nel centro degli assi cartesiani, destro clic sull'icona muovi e mettiamo 0, 0, 0. Adesso il nostro rettangolo è posizionato esattamente nella mezzeria nel nostro asse cartesiano. Adesso se lo prendiamo, lo trasportiamo ad esempio qui, in questo punto qua, avendo attivato il 2,5, vedete che non avremo effetto per quanto riguarda l'allineamento verso quel vertice che invece è un vertice orientato al 3D, no? Un vertice che ha una sua altezza rispetto al piano Z. Se cambio e metto lo snap a 3, vedete che ho allineato il mio rettangolo al vertice del cubo. Adesso attiviamo ad esempio, facciamo esempio di quell'angolare, ecco, in angle mettiamo 45 ad esempio, vediamo adesso che se andiamo a ruotare lo snap sarà attivato, vedete 45, 90, 135, eccetera, eccetera. Mettiamo a 10, vedete che lo snap è molto più leggero. Insomma, questo è per quanto riguarda i movimenti di snapping, quanto riguarda il 3D Studio Max.